Signore si può, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buongiorno e benvenuto al nostro, dico nostro, ma mio di sicuro, amico Ector Roberto Carrasco, Mono Carrasco per me, nel senso che io mi ricordo con affetto questo tuo soprannome che non lo so, che mi piace utilizzare perché è affettuoso. Ma poi ci spiegherai anche come mai. Assolutamente, sì. E diciamo, c'è stata questa opportunità di ritrovarci in occasione dell'uscita del tuo libro, ultimo lavoro, un lavoro biografico che ha un titolo, secondo me, molto, molto forte, molto emozionante. Cile, Italia, solo andata. Questo è il cappello che mi piace fare prima di lasciarti la parola. Intanto io voglio salutare tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno, e naturalmente i nostri amici di Radio Moncalieri che ci ascolteranno in replica, tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto, che è un altro gruppo di artisti, perché poi parleremo, Mono non è uno scrittore soltanto, ma è molto di più, perché tu sei un artista di murales e non solo, collabori con i ragazzi, fai tante tante cose che ora diremo, e quindi insomma un salutone grandioso a tutti tutti quanti. Quindi benvenuto, grazie per essere qui. No, grazie, grazie a te per questo invito a fare questa chiacchierata, diciamo, al di là dell'importanza che ha di presentare un libro che in qualche modo rappresenta un po' la mia vita fino adesso. La tua vita fino Fino adesso. adesso, perché sempre dico che magari fra 50 anni ne scriveremo un altro. Chissà, esatto, mai dire mai. Non mai dire mai. Ma la speranza è quello che muove, no? Ogni attività, ogni azione e realizza i sogni. E quindi, dal mio punto di vista, bisogna sempre guardare lontano e Sì, no, realizzare. in realtà la mia era uno scherzo, perché Certo, io però credo voglio che dire, prendo la palla al balzo perché, come dicevamo prima, la storia che tu ci racconti in questo tuo libro, che non è il primo in realtà, tu hai scritto anche altre cose, ma è la tua vita. Quindi parliamo di un percorso, di una lotta che è durata tanto e veramente parliamo di un viaggio di vita che parte dal Cile, arriva in Italia e non torna più indietro. sì, ora, io una cosa che mi sembrava giusto dire, no? Che io questo libro l'ho dedicato ai nostri tre nipoti, Sì? con i tre nomi, puntini, 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 la speranza. La speranza, mi tocchi il cuore perché sì, Chiaro. chiaramente le nuove generazioni. Era questa l'idea. Ora, il libro, che fra l'altro per me è molto importante, è anche un onore, c'è il prologo del presidente del Cile, Gabriel Boric. Sì, era una delle cose che mi sono segnata da dire, effettivamente è sicuramente motivo di orgoglio, no? Anche per te, il grande. Motivo d'orgoglio, ma sai perché? Perché di solito quando succede, ti mandano queste cose, o tu lo chiedi, e ti arriva un testo generale, Certo. molto senza approfondire niente, come si chiama il saluto alla bandiera. Invece questo prologo del presidente Gabriel Boric, in realtà tu te ne rendi conto che o lui o chi per esso ha letto il libro. Sì. Infatti mi è stato chiesto di inviarlo, ho detto ragazzi, ma è scritto in italiano, mandalo lo stesso, invialo lo stesso, e loro hanno avuto la copia via internet, chiaramente, il testo, ed è arrivato questo prologo che secondo me fa onore a lui,
e fa onore anche a me, nel senso, certo, che non, veramente sono molto contento di questa cosa qua. Ora, il libro parte un po' per ridere, c'è anche una fotografia, perché il libro ha delle fotografie all'interno, sì, dell'ospedale dove sono nato a Santiago. Ah, quindi proprio partiamo dalle origini. E racconto anche un'altra cosa che secondo me è importante, tenendo conto delle manifestazioni del razzismo che ci sono oggi in Italia, in Cile e nel mondo. Mia mamma non ha avuto latte. E io sono fratello di latte di un bambino mapuche. Ah, che bello! Di un bambino della nostra, figlio di una, signora della nostra etnia più importante, insomma. E racconto questo per dire che il mondo non può essere diviso fra i buoni e fra i cattivi. Dobbiamo fare in modo che comunque, a partire di questo, di questa donna mapuche che mi ha dato il latte, forse questo latte mi ha dato anche la forza dei nostri antenati che hanno combattuto gli spagnoli 300 anni, e mi ha dato la forza per fare tutte le cose che faccio, insomma. E ne fai davvero tantissime, no? Sì, sì, sì. Perché, allora dai, raccontaci, poi torniamo sul libro, raccontaci, anzi, tanto dobbiamo, in realtà è la tua vita, quindi c'è anche nel libro. E, al di là del fatto, e poi torneremo all'inizio, ma tu qui in realtà fai tantissime cose, no? Noi ti conosciamo, in tanti ti conosciamo come l'uomo dei murales, perché tu hai realizzato veramente molti murales spettacolari, e tra l'altro sempre coinvolgendo, almeno spesso coinvolgendo i giovani, i ragazzi, quindi attraverso di loro anche creare un dialogo molto costruttivo, no? Questo legame molto forte che tu hai con tutto quello che è movimento, con tutto quello che è la gioventù, queste anime giovani che hanno bisogno della speranza e del colore che tu porti, no? Sì, ma soprattutto, sai, attraverso, perché guarda, il dipinto finale io lo considero il risultato di un qualcosa. Certo. Nel senso che io parto, chiaramente avendo in mano o conoscendo la tematica del dipinto, del disegno, io parto già facendo collettivamente una discussione con la gente che dovrebbe partecipare a discutere sulla simbologia e sui disegni che vanno nel murale. Poi, chiaramente, man mano che questo bozzetto, insomma, va sviluppato, si discute sui colori, e anche quando andiamo sui muri, chiaramente faccio partecipare più gente possibile. Certo. Quando dico più gente possibile mi riferisco da bambini del nido, sì, fino ai nonni di quei bambini. Nel senso che passando con una miriade di persone di tante età, di uomini e donne, e chiaramente questo ultimo fatto a Torino in solidarietà per i diritti delle donne iraniane, hanno partecipato quasi 100 persone. È una meraviglia. Io adesso, divago un attimo, ma è un'esperienza sicuramente emozionante che ho potuto condividere con te diversi anni fa sul palco degli Intilimani, in cui eravamo in tanti, guidati da te, insomma, per carità, chiaramente avevamo bisogno di una guida anche perché avevamo un tempo entro il quale dovevamo finire, no? Ed era il tempo del concerto, perché Mono Carrasco, chi è
è anche il manager degli Intillimani e ci sono intere generazioni come me che hanno vissuto e che quando ascoltano quel tipo di musica comunque provano ancora un'emozione fortissima. Sì, sono, ora per chiarire, sono il manager fra virgolette in Italia, per non confondere le idee. Chiaro, con Intigimani storico, sai, ci conosciamo da più di 50 anni, quando in Cile prima e poi quando sono arrivato in Italia nel 1974, io ho vissuto quasi 6 mesi a Genzano di Roma, dove loro avevano la loro abitazione, insomma. E pertanto non è solo un interesse culturale, politico-economico, ma soprattutto anche è un interesse anche di amicizia poi è diventato un impegno, perché chi organizza concerti sa cosa vuol dire dietro un palco, dietro un gruppo, tutto quello che c'è da fare. Sai, il pubblico giustamente vede soltanto il gruppo cantare. Ora io, diciamo, personalmente, forse anche la mia compagna che mi accompagna sempre, vorrei salutarla a proposito, sì, un saluto, un abbraccio ad Antonella, forte quando il gruppo va sul palco a fare la prima canzone, noi respiriamo profondamente, diciamo, è fatta. Certo. Per, e questo ha anche la sua logica, ma anche il suo incanto, insomma. Non certo. La, anche se molte volte potresti metterti le mani nei capelli. Ora, nel libro parlo anche di questo, parlo anche di questa amicizia, parlo di tutto quello che abbiamo vissuto insieme con Intigimani in qualche concerto, quando avevo vissuto insieme a Genzano di Roma. Cioè, diciamo che Intigimani in qualche modo fa parte della mia vita. E beh, direi di sì. Tra l'altro io vorrei approfittare per salutare anche la tua casa editrice, che adesso io vorrei rileggere questo titolo che dal mio punto di vista è molto potente, e poi tu così ci puoi fare un filo e raccontare alcune cose importanti, anche perché questo libro esce in una data comunque importante e vi ripeto il titolo: Cile, Italia, sola andata, storia di un profugo cileno. Questo perché parliamo della storia vera tua, no? Da quando sei nato, quindi abbiamo le foto nell'ospedale e quindi anche proprio le prime esperienze di vita, e poi tutta una serie di situazioni che tu ti sei trovato ad affrontare e quindi hanno cambiato la tua vita completamente, radicalmente, e tutto quello che tu poi ci racconti come esperienza di vita, in qualche modo, come dicevamo prima, sono anche una grande speranza, perché tu sei qui che ce le racconti con l'entusiasmo ancora del bambino che fa progetti e che dici si può ancora fare, no? Come giustamente dicevi. E quindi volevo anche ringraziare, appunto, come dicevamo prima, la tua casa editrice, perché è anche grazie a loro che il libro c'è e che è fuori asse. E quindi un salutone anche a voi. Storia di un profugo cileno. Dicevamo, sei nato, e quindi abbiamo le foto dell'ospedale, eccetera. Chiaramente adesso noi non dobbiamo e non vogliamo raccontare il libro, perché giustamente è bello leggerselo, però mi piacerebbe con te fare, diciamo, dei piccoli passi attraverso questa vita comunque piena di emozioni, piena anche di grandi soddisfazioni, no? Sì, io prima volevo solo un minuto solo
ringraziare la casa editrice Fuori Asse, ma soprattutto per il coraggio che hanno avuto di realizzare, di prendersela, come dire, la responsabilità di fare un libro come questo. Certo. Che non è un giallo, che non è una roba da ridere, ma è una storia raccontata da uno che l'ha vissuta fino alla fine. Pertanto io credo che il merito va anche alla casa editrice. Sì, infatti per questo ci tenevo a nominarla, perché non è un libro facile, come giustamente dicevi tu. Voglio salutarti, ciao Guido, un saluto al nostro Guido, sta guardando la diretta, grazie per essere con noi. E quindi, sì, e dicevamo, dacci qualche pillola. Chiaramente, ripeto, il libro va letto, noi no, non possiamo chiaramente dirlo tutto, non abbiamo il tempo, però in questa tua storia, in questa tua vita, ci sono stati dei punti, dei momenti importanti. Sì. Ne vuoi ricordare qualcuno? Sì, due o tre. Uno è divertente. Sì. Ora io per motivi muralisti dovevo realizzare un murale nella ex Germania dell'Est. Sì. Ed ero stato invitato dagli architetti di Berlino per discutere con loro il sistema, la forma, cosa mi serviva, cosa non mi serviva e tutto. E a un certo punto io avevo due ragazzi cileni che vivevano lì, che mi facevano le traduzioni, no? Sì. E a un certo punto questo signore ha detto qualcosa che questa ragazza mi ha guardato e mi ha detto: «Mono, sei diventato ricco». Sei diventato ricco. Sì, ricco, no? Un salutone grandissimo alla Cooperativa Letteraria, che in realtà è il tuo editore, la tua casa editrice, che ricambia i saluti. Ti dicevo, allora, sei diventato ricco, ti hanno detto. Me lo ha detto lei, è diventato ricco. Sì. Mi ha fatto vedere una cifra che non. Ora, il particolare di questa cosa è che io sono andato a questa riunione a Berlino a cavallo dell'apertura del muro. Oh, certo. Anzi, credo di essere uno dei pochi di aver partecipato quando il presidente della Germania dell'Est e quella dell'Ovest sotto la porta di Brandeburgo si sono salutati e hanno aperto questo muro. Che emozione anche quella, eh? Emozione anche, come dire, senza sapere cosa poteva succedere. Certo, no? Certo. Tenendo perché conto in quel momento del mondo e tutto, certo, certo. C'era ancora, ancora Pinochet in Cile, c'erano tante situazioni. Ora, la cosa assurda è che io due giorni prima mi avevano portato a una manifestazione per quelli della Repubblica Democratica Tedesca che non volevano la Unione. Ah. Ma che c'è una quantità di gente industriale. Ah sì? Proprio. Ce n'era tanta. Che tutto, ora, chiaro, ho visto questo e credo di essere una delle persone fortunate al mondo perché ho vissuto questo momento storico. Assolutamente sì. Ma veramente del murale, dell'architetto, della mia ricchezza non ho saputo più niente. Quindi, è sparita, è stata solo un'idea. Voglio fare un salutone a Laura Mosca, un'altra grandissima artista che ama la pittura e l'arte, quindi un salutone grandissimo anche a lei. No, l'altra cosa che racconto, che una esperienza abbastanza pesante. Ciao Giovanna Pognante, scusami se ti interrompo, ma sono delle bellissime persone che stanno seguendo e ti mandano il loro pensiero. E dicevi, comunque, ti è rimasta appunto l'idea del soldo ed è tutto sparito. Sono tornata un attimo indietro, stavo ripensando ad alta voce all'illusione
Sì, nel senso che ti è rimasta l'idea di aver partecipato a questa cosa. E poi che sicuramente ha un valore enorme, no? Sì, Però, sì. però insomma, invece il valore anche perché, sai, economico non c'era mi ha, più. mi ha permesso anche dal punto di vista personale, senza essere mai fatto una dichiarazione pubblica assolutamente, certo. che tutte queste manifestazioni che si vedevano in televisione, la gente che picchiava il muro, che io non le ho viste. Tu no, quella parte lì? Cioè, ora ti dico, una delle cose che mi ha impressionato è che dalla parte est, dove ero io, c'era della gente che aveva portato una bottiglia di spumante, famiglie, certo. E con dei bicchieri di plastica sono salutato, si hanno bevuto questo spumante. E tutti sono tornati a casa loro, quelli dell'est e quelli dell'ovest sono tornati a casa loro. Sì, quindi è stato un attimo, diciamo, solo un momento. Solo un momento. Chiaramente il giorno dopo, quando il muro e la porta del Brandeburgo era completamente era aperta, quelli dell'ovest sono passati di là e quelli dell'est sono passati dall'altra parte. C'è stato lo scambio? Sì, però ti dico, in forma, come dire, quasi normale, anche se normale non era. Certo, perché certo. Perché era un certo. momento storico. Tu capisci però, che ci stai raccontando qualcosa che moltissimi di noi hanno provato a immaginare in tutti i modi possibili, adesso al di là dei video, dei documentari che sono stati fatti, no? Però essere lì e aver visto delle cose in questo modo. Ora ti racconto un'altra cosa divertente. Io a quei tempi mi piaceva la fotografia. Sto sì. parlando delle macchine fotografiche con i rullini. No? Sì, no, no, sì, no. sì, sì, sì. Allora ero andato in Cile e quando ero andato in Cile mi avevo fatto dare da un giornalista del Corriere della Sera, di un giornale italiano, non mi ricordo se era il Corriere o un altro, un pass. Sì, così potevi anche tu. Allora, lì come era pieno di gente, di fronte alla porta del Brandeburgo, io mi sono messo questo tesserino, me l'ho attaccato e la gente si apriva per farmi passare, pensando che ero italiano, e mi applaudiva. Vedi? Allora, ti dico questo per dirti come in qualche modo gli italiani sono ben voluti. Nel mondo, nel sì. Nel mondo, sì. Questo, a me, io non ho detto niente, io non sono italiano, no, non potevo dirlo. No, certo, certo. E io ti dico, a questo punto mi sono trovato davvero a 2 metri di questi due che si salutavano, cioè assolutamente certo, certo. in un posto. Ma quindi tu gliel'hai fatta la foto? Sì, da qualche parte ce l'ho, capito? Sì. No, l'altra cosa che secondo me sarebbe interessante, c'è tutta una storia molto, molto pesante. Che è successo in Cile con 3 persone che io conoscevo, uno era un grande amico mio, che la dittatura ha scozzato, li ha ammazzato. E poi io lì metto un po' una intervista fatta a uno di questi torturatori che hanno. Che fra l'altro era uno che era del mio gruppo, che ha tradito. Mm. E lo racconto per far sentire alla gente di come un uomo senza principio può arrivare a una cosa di questo genere. Perché io capisco, io posso cambiare, posso avere delle idee diverse dalle tue, ma a me non mi verrei mai in mente di prendere una pistola e ammazzarti, un coltello e darti una coltellata. Certo. E questo nel libro io lo racconto perché secondo me è anche una lezione morale, come anche il figlio di questo mio amico, si chiama Manuel Guerrero Ceballos, sta giocando, sta facendo di tutto per conservare la memoria storica di suo padre. Certo.
Quello che ci tengo a sottolineare, ce lo siamo detti più volte, è che quello che c'è scritto in questo libro è comunque tutto vero, cioè non parliamo di un romanzo. Adesso tu hai uno splendido modo di condividere, anche alleggerendo, no? Nei tuoi discorsi questa storia, però dentro ci sono momenti molto forti che tu hai dovuto comunque, che ci racconti e che hai vissuto, perché necessariamente, voglio dire, hai passato anche delle esperienze di quel genere lì, di quelle sì, a cui ci fatto... sono più esperienze di vita che non che te dirò sinceramente, io non li trovo niente di eroico. Io ho vissuto in Cile per un anno ancora dopo la ventola dittatura, ho fatto le prime organizzazioni della resistenza, con altre persone chiaramente, è arrivato un certo punto che si era chiuso il cerchio e dovevo trovare una soluzione perché non potevo continuare a vivere in Cile. E attraverso una suora italiana, sì, che io non l'ho mai conosciuto fra l'altro, siamo arrivati a, con le persone che mi seguivano, mi cambiavano, questa cosa molto, come dire, molto romantica del clandestino, non è per niente romantica. No, è una certo, vita veramente che tu ti senti un nulla, perché dipende dagli altri, non puoi lavorare, non puoi studiare, non puoi camminare per le strade liberamente. E allora c'era questa signora, questa suora italiana che viveva in Cile e che aveva organizzato la forma per poter saltare il muro dell'ambasciata italiana in Cile, che non era una cosa così semplice. Certo. Innanzitutto perché c'era un'ora molto precisa, c'era un momento molto preciso e soprattutto devi essere capace di saltare il muro. Tra l'altro, certo. Cioè, ora io avevo 20 anni, ero molto atletico, potuto farlo. E questo è per parlare bene della suora, della chiesa cilena, del cardinale Raúl Silva Enríquez, allora cardinale durante la dittatura della Chiesa Cattolica, che hanno avuto il coraggio di aiutare le persone che avevano bisogno. Tenete conto anche l'altra cosa che secondo me è importante, lo dico anche nel libro, è la riconoscenza assoluta ai diplomatici italiani all'interno dell'ambasciata in Cile, perché per noi cileni, quelli che abbiamo vissuto quell'esperienza, sicuramente sono e saranno sempre degli eroi, perché hanno, qualcuno ha anche rischiato la vita per poter salvare le nostre vite. Ora, ci sono delle cose che non tutti sanno, per esempio, dopo che io ero già partito verso l'Italia, sono arrivato qua il 4 ottobre del 1974, una data che non mi dimenticherò mai in vita mia, qualche giorno dopo, le hanno buttato dentro l'ambasciata un cadavere di una donna che era stata ammassata durante la tortura. Una ragazza abbastanza giovane, che era incinta, fra l'altro, e la cosa che già è atroce per di per questo, sé, per, certo. Sì. Ora, poi io 30 anni dopo, ho scoperto che questa, si chiamava Lumi Videla, questa ragazza, era figlia della mia insegnante di spagnolo nell'istituto commerciale dove studiavo finché sei stato lì. Finché sono stato lì. Certo. E questa signora, io mentre ero clandestino, l'avevo trovata in una panetteria
E lei mi ha salutato, ha capito subito cosa stavo facendo, mi ha salutato, mi ha abbracciato e quando mi ha abbracciato mi ha messo dentro una tasca dei soldi. Quindi c'è anche questo gesto, no? Questo gesto solidale. Poi ci ho pensato, 30 anni dopo, ho detto, cavolo, la signora Moggia mi ha fatto questo gesto quando sua figlia era in prigione, certo. Era stata torturata. Allora questo per dirti l'umanità delle persone che bisogna tenere sempre conto di questo. Di tante cose. Senti, il nostro tempo sta volando, ci sarebbero veramente tantissime cose ancora che io vorrei chiederti, però dobbiamo rimanere nel nostro tempo. Allora io ti voglio chiedere, intanto, dove possiamo trovare ulteriori tue presentazioni e poi dove possiamo trovare il libro e che cose stai preparando? Questo in pochi minuti perché il nostro tempo purtroppo è volato via. Tutte le informazioni di dove prepariamo, di dove faremo la presentazione, compreso il circolo dei lettori a Torino. Esatto, perché so che stai preparando quello. Stiamo preparando, c'è già tanta gente prenotata, certo. Per avere il libro, secondo me, la cosa migliore è contattare direttamente il sito della casa editrice. E poi magari sicuramente se uno va in una libreria e lo ordina potrà sicuramente ottenerlo. No, sì, volevo appunto, sì. Giusto, ricordiamo appunto la cooperativa letteraria, quindi potete contattare loro per avere informazioni sia sulle presentazioni, magari poi lo scriviamo anche qui sotto la diretta, sia sulle presentazioni e sia sul modo di poter acquistare il libro, che sicuramente ha tanto, tanto da raccontarci. Già solo queste poche cose che siamo riusciti a raccontare ci hanno riempito il cuore di emozione, bella ma anche commovente, anche comunque piena di sofferenza, no? Perché una lotta, una vita come la tua, come altri, come giustamente dicevi tu non ti vuoi sentire un eroe, sei forse un sopravvissuto per certi versi, un fortunato come alle volte dici tu, perché puoi venirci a raccontare la tua esperienza e di questo noi ti ringraziamo. Sì, poi l'ultima cosa, nel libro c'è tanta Italia. Sì, perché dicevamo... Tante esperienze fatte nelle scuole in diverse città d'Italia, con persone, con il popolo italiano. Sicuramente in un primo momento con le istituzioni, però chiaramente dietro tutto quello che è successo, con quello che era successo in Cile, che lo dobbiamo al popolo italiano, alla gente, alle mamme, ai genitori, ai compagni di scuola, ai compagni di lavoro che hanno giocato, hanno espresso in forme assolutamente diverse la loro forma di solidarietà con un popolo che aveva perso la libertà. Grazie, è molto bello quello che tu comunque stai dicendo, no? Perché nonostante la lotta e la sofferenza tu non hai mai perso questo cuore buono e riconoscente, no? Alle volte quando si vivono momenti brutti, duri, ci si indurisce anche il cuore, no? E la cosa che io comunque ti riconosco da sempre, da quando ti ho conosciuto e per me è stato sicuramente un dono, è proprio questa apertura enorme che tu hai verso tutti, cioè verso i ragionamenti, verso la riconoscenza, verso l'affetto e anche la crescita, i giovani. Cioè, sei veramente una persona da questo punto di vista spettacolare. Grazie. Ci sarebbe molto altro da dire. Noi purtroppo dobbiamo lasciarci qui. Un'altra cosa che dobbiamo ricordare è che tu stai finendo di organizzare il tour degli Intillimani e che quindi, sempre seguendo la pagina di Ettore Roberto Carrasco
mono? Perché mono? Diccelo veloce veloce, perché allora, mono in italiano, perdono, mono in spagnolo vuol dire scimmia. Scimmietta. Scimmia. Ma tutti ridono quando lo dico, quando dico la traduzione, tutti ridono, ma in realtà ci vado orgoglioso, perché nel 1969, avevo 14 anni, come tanti ricorderanno, c'era la guerra del Vietnam. Sì. E c'era una grande manifestazione a Santiago, nella via principale, una marcia contro la guerra del Vietnam, e passiamo davanti al canale di televisione dell'Università Cattolica del Cile. A quei tempi le antenne di televisione erano molto alte, sì, non rotonde come oggi, e qualcuno le è venuto in mente l'idea di perché non mettiamo su questa antenna una bandiera del Vietnam. E mi sono offerto a farlo, prima di tutto perché non ho mai avuto vertigini. E poi, secondo me, la irresponsabilità dei 14 anni. Eh sì, sì, l'incoscienza. E, certo. E da lì, per quello ne vado orgoglioso, mi hanno chiamato scimmia per questa cosa. Perché ti sei arrampicato, sì, fino su, e quindi è un motivo d'orgoglio. Sì, sì. Benissimo, io devo lasciarti. Ti ringrazio infinitamente per essere stato con me, con noi. E vi ricordo, Cile-Italia sull'andata, storia di un profugo cileno, fuori asse edizioni, e mi raccomando, ricordatevi sempre, sognare si può, comprate il libro, cooperativa letteraria per avere tutte le informazioni, a breve, il 17, quando è la data, ci sarà, comunque a breve ci sarà la presentazione al circolo dei lettori, quindi andate a guardare sulla pagina della cooperativa letteraria per sapere tutte le date, per fare le vostre prenotazioni, per prenotare il libro e per parlare con Mono di tutta la sua vita, di tutte le sue esperienze, poter condividere insomma tutte queste belle cose, belle emozioni, perché come dicevo io ti ringrazio per non aver perso la dolcezza del cuore. Un abbraccio grandissimo a tutti voi, grazie per essere stati con noi, un saluto naturalmente ad Antonella. Dai. Grazie, grazie. Ciao, sognare si può, mi raccomando, e se ce lo dice Mono, lo dobbiamo fare per forza, grazie, ciao.